Oggi parleremo della rivoluzione civile inglese, vediamo cosa accadde. Allora, innanzitutto mi si può dire che la monarchia inglese era ba già abbastanza forte, aveva avuto dei poteri, però ci saranno dei monarchi che tenderanno a diminuire il potere del Parlamento e rafforzare quello della monarchia. In sostanza, l'ambizione di questi due monarchi che adesso andiamo a conoscere era quella di togliere il potere al Parlamento e gestire lo Stato della Gran Bretagna, la monarchia inglese con autorità. Cominciamo con dire che appunto la monarchia inglese si reggeva con le scelte attraverso le scelte del Parlamento, il Parlamento che era diviso con la Camera dei Lord, che facevano gli interessi fondamentalmente della nobiltà e del clero, e la Camera dei Comuni che faceva gli interessi invece della borghesia. E i due monarchi che tenderanno di diminuire il potere del Parlamento saranno Giacomo I Stuart, che era il figlio di Maria Stuart, Maria Stuart che fu fatta decapitare da Elisabetta Tudor, e poi ci saranno, e poi oltre che Giacomo I Stuart, avremo il figlio Carlo I Stuart. Bene. Vediamo un po' che cosa accadde. Allora, innanzitutto nel 1625 Carlo I scioglie il Parlamento. Perché? Perché questo di qui si oppone alle sue decisioni. E quali erano le decisioni di Giacomo I? Di Carlo I? Era quella di instaurare un governo autoritario. Nel 1628 però Carlo I convoca il Parlamento. E perché convoca il Parlamento? Semplice, per una ragione. In Francia c'era una guerra, era la guerra contro i calvinisti, i calvinisti francesi, cioè gli ugonotti. Se ben vi ricordate, questi ugonotti erano stati perseguitati da Richelieu, tanto che questi ugonotti ripararono nella roccaforte della Rochelle, cercando di difendersi dagli attacchi continui del cardinale criminale Richelieu. Carlo I, allora, che cosa fa? Vuol dare sostegno a questi calvinisti, gli ugonotti francesi. Ma per dare sostegno ha bisogno di armare una flotta, ha bisogno di armare un esercito e per far ciò ha bisogno di soldi. Questi soldi doveva far quello che oggi chiamiamo una manovra finanziaria. Ma questa manovra finanziaria, detta in chiave moderna, cioè questa raccolta di soldi, la poteva fare soltanto se il Parlamento dava il consenso. E quindi è costretto nel 1628 a convocare questo Parlamento affinché desse al re la possibilità di emanare nuove tasse e quindi allestire la flotta navale, quindi allestire il suo esercito per andare a difendere gli ugonotti che intanto venivano massacrati dai soldati di Richelieu. Bene, il Parlamento però, una volta convocato, si presenta con la Petition of Right. Bene, che cos'è la Petition of Right di cui ho messo qui una figura? La Petition of Right è un documento, dove i parlamentari chiedono al re che vengano rispettate alcune garanzie. E quali erano queste garanzie che i parlamentari chiedevano al re? 1. Che il re non potesse più sciogliere il Parlamento in maniera arbitraria, cioè non poteva dire adesso non mi va e quindi adesso sciogliamo il Parlamento. 2. Il re si doveva impegnare a non aumentare le tasse senza aver consultato il Parlamento. Quindi i parlamentari non volevano perdere questo potere nei confronti del re, ma volevano che venissero interpellati ogni qualvolta il re aveva bisogno di raccogliere del denaro.
Il re si doveva impegnare a concordare le missioni militari, cioè non poteva arbitrariamente scegliere e pensare di iniziare una guerra senza il consenso del Parlamento, ma appunto la decisione di partecipare o no ad una guerra doveva passare attraverso il Parlamento. Carlo I chiaramente non accetta le richieste del Parlamento e si rifiuta di firmare il documento del Petition of Right. Bene, ma rimaneva sempre il fatto che lui voleva andare ad aiutare gli ugonotti che erano nei guai in Francia. E allora cosa fa? Carlo I scavalca i parlamentari e si rivolge direttamente ai funzionari. Ai funzionari ai quali chiede di far emanare, di emanare delle tasse, chiede e obbliga di emanare delle tasse per raccogliere questo denaro utile che serviva per allestire la flotta che sarebbe andata a difendere gli Ugonotti in Francia. Tutto ciò chiaramente provoca però delle forti tensioni perché ci sono dei funzionari che vogliono appoggiare, che sono d'accordo con il re in questa ship money e vogliono alcuni non vogliono appoggiare il re e quindi si creano delle frizioni, degli attriti anche tra i funzionari stessi. Perché si creano degli attriti? Perché questa missione e di andare a difendere gli Ugonotti in Francia sarà molto ma molto dispendiosa, quindi tutto sarebbe ricaduto sulle spalle dei cittadini britannici e quindi la popolazione non era molto contenta di queste alte tasse che doveva sopportare per garantire una guerra per aiutare gli Ugonotti francesi. Comunque, con questa ship of money si tenta di raccogliere il denaro sufficiente per la battaglia. Intanto, però, Carlo I, non contento di impegnarsi militarmente in Francia per la difesa degli Ugonotti, inizia una guerra contro la vicina, la confinante Scozia. Cosa accade? Che ancora una volta Carlo I ha bisogno del Parlamento perché dica di sì per preparare una nuova guerra, per avere nuove armi, per preparare di nuovo un esercito. Quindi aveva bisogno di altri soldi e aveva bisogno quindi di nuovo del Parlamento. Convoca nuovamente il Parlamento e il Parlamento si presenta di nuovo con la Petition for Right. Cioè, i parlamentari dicono: sì, vabbè, noi ti possiamo appoggiare in questa tua scelta scellerata di muovere guerra contro la Scozia, però tu firmi la Petition of Right. Carlo I chiaramente non accetta questa soluzione e ancora una volta non firma la Petition of Right, ma in più cosa fa? Scioglie il Parlamento e ne convoca un altro. Ne convoca un altro che dura. Il primo Parlamento dura 3 mesi e lo scioglie e chiede nuove elezioni. Perché con queste nuove elezioni, con dei nuovi parlamentari, Carlo I si aspetta che questi nuovi parlamentari siano d'accordo a lui e tranquillamente appoggeranno la sua idea di raccogliere del denaro per muovere guerra contro la Scozia. Però purtroppo anche questo nuovo Parlamento, che sarà un Parlamento che durerà per ben 10 anni, questo nuovo Parlamento chiede e si presenta di nuovo al re con la Petition of Right. Quindi cambiano i parlamentari, cambia tutti gli organi del Parlamento, ma anche questi nuovi uomini, questi nuovi parlamentari chiederanno la firma della Petition of Right. Quindi tra il re e i parlamentari e la società inglese si crea una forte
tensione, una forte tensione che sfocia in una guerra interna, una guerra interna che durerà ben 9 anni. Quindi Carlo I dovrà fronteggiare sia la guerra contro la Scozia, nel frattempo deve tenere in piedi l'esercito in Francia per gli Ugonotti. E per difendere gli Ugonotti, e in più ha una guerra interna e una guerra civile interna che appunto durerà 9 anni. Però attenzione, 9 anni non pensiamo sempre notte e giorno che si uccidono tra di loro. Erano momenti in cui la guerra si inaspriva, momenti in cui si trovava un compromesso, ecco, discorsi che già abbiamo fatto. E in questa guerra civile che cosa succede? Che la società, il Parlamento si divide, l'esercito stesso si divide. Si divide come? Da una parte vi sono i sostenitori del re, alcuni reparti dell'esercito inglese si mettono a disposizione, si mettono dalla parte del re Carlo I, mentre un'altra parte si schiera dalla parte l'altra parte dell'esercito si schiera dalla parte del Parlamento. E in tutto questo emerge anche la figura di Oliver Cromwell. Oliver Cromwell che dirigerà anche lui un esercito. Qual era il New Model Army? In sostanza, questo tipo di esercito gestito, mettiamo così tra virgolette, da Cromwell sarà un esercito più motivato nella battaglia. Sarà più motivato nella battaglia perché questo esercito avrà l'opportunità di scegliere, di partecipare alle scelte. È un esercito un pochettino più democratico rispetto al tradizionale esercito. Quindi era un esercito non inteso in una maniera tradizionale in cui il soldato doveva sempre e solamente obbedire, ma era un soldato che poteva anche intervenire nelle scelte, poteva, tra virgolette, scegliersi i propri generali. Quindi era un esercito più motivato alla battaglia. Inoltre, in questo nuovo modello di army, di esercito, si vedono qui dei cavalli che hanno delle bardature laterali a protezione dell'animale, quindi diciamo c'era anche una predisposizione alla guerra più professionale. Era un esercito un pochettino più forte, tant'è vero che l'esercito di Cromwell quella parte di esercito che era rimasta fedele al Parlamento riescono ad avere la meglio sull'esercito di Carlo I, che addirittura quando vede che la situazione è a lui sfavorevole, tenta di fuggire. Tenta di fuggire, ma viene arrestato. Carlo I quindi viene sconfitto e condannato a morte. E viene condannato a morte, era il 30 gennaio del 1649 e gli viene mossa l'accusa di aver tentato di instaurare un potere tirannico che soffocava la libertà del popolo. Il cancelliere legga le imputazioni. Carlo Stuart, re d'Inghilterra. Voi siete di fronte a questa corte accusato di alto tradimento, in quanto essendo voi re d'Inghilterra e investito del potere di governare secondo le leggi della nazione, voi avete per scopi perversi eretto intorno alla vostra persona un potere tirannico, onde esercitare solo la vostra volontà soffocando la libertà del popolo, e di avere proditoriamente e perfidamente condotto una guerra crudele contro il Parlamento ed il popolo. Siete perciò responsabile di tutti i tradimenti, le violenze, i saccheggi, le distruzioni, le desolazioni, i danni e i disordini che la nazione ha subito in questa guerra. Pertanto, in nome del popolo d'Inghilterra, questa corte vi incolpa di tirannia, tradimento, assassinio e vi accusa quale nemico della nazione. Grazie. 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 Grazie.
Signore, avete udito le accuse contro di voi. La corte vi chiede una risposta. Prima vorrei sapere con quale autorità, o meglio legittima autorità, io sono portato qui, spostato di luogo in luogo senza ragione. E con quale autorità voi vi arrogate il diritto di giudicare me? Ricordate che io sono il vostro legittimo re. Pensateci molto bene. Il diritto mi viene direttamente da Dio per antica e legittima discendenza. Quindi fatemi sapere con quale autorità mi avete portato qui e io vi risponderò. Il prigioniero non può interrogare questa corte. Io non sono un prigioniero comune, signore. Questa condanna a morte del re chiaramente destò molto scalpore all'epoca. Perché? Perché chiaramente fu il primo regicidio, è la parola utile per poter definire l'uccisione di un re. È il primo regicidio della storia, perché sino a quel momento si pensava che il re fosse un essere intoccabile, perché il suo potere gli era stato conferito direttamente da Dio, quindi egli era un intoccabile. E invece no, per la prima volta un parlamento decreta l'uccisione, la morte di Carlo I. E Carlo I, come vedete qui nell'immagine che vi ho messo, Carlo I verrà tagliato la testa, non con la ghigliottina, perché la ghigliottina verrà inventata un pochettino più tardi, durante la rivoluzione francese, ma viene proprio tagliata la testa con l'ascia. E a questo punto l'Inghilterra passa dalla monarchia alla repubblica. E questa repubblica viene guidata, la guida di questa repubblica fu affidata a Oliver Cromwell. Cromwell però non sarà molto disposto verso la popolazione, infatti egli comincia a governare con il pugno di ferro. E cosa fa? Atto un colpo di Stato e diventa un dittatore. Ora bisogna chiarire però una cosa, non bisogna confondere la dittatura che applica Cromwell con la dittatura di cui magari avete già un'idea, perché avete sentito parlare. Non dobbiamo pensare alla dittatura quella di Hitler o di Mussolini o di Stalin o di qualche altro dittatore, perché la dittatura che ricopre, di cui sarà investito, si autoinvestirà Cromwell, è una dittatura secondo il concetto dell'impero romano. Cioè, nell'impero romano cosa accadeva, ragazzi? Che nel momento di crisi, quando quindi bisognava un po' risistemare l'assetto politico della società romana, veniva il console, al console venivano dati diciamo dei poteri speciali, poteri dittatoriali. Solitamente queste crisi, questo potere dittatoriale veniva conferito al console per un massimo di 6 mesi, e in questi 6 mesi il dittatore, console romano, aveva l'obiettivo, il compito di dover risolvere i problemi che si erano presentati. In realtà Cromwell chiede questa dittatura, si fa eleggere dittatore poiché deve risolvere dei problemi interni. Vi sono ancora degli strascichi di violenza in tutta l'Inghilterra, vi è il figlio di Carlo I che vuole assolutamente prendere il posto del padre. Quindi diciamo che Cromwell il governo di Cromwell nasce con diverse difficoltà e pertanto ha necessità di governare con il pugno di ferro. Oltre che governare con il pugno di ferro, però Cromwell cercò di attuare delle riforme utili per l'economia inglese. E cosa fece? Innanzitutto emise l'atto di navigazione,
una sorta di politica protezionistica, cioè cercava di proteggere l'economia del proprio paese e appunto emise l'atto di navigazione che proibiva alle navi straniere, sia olandesi che francesi, di attraccare nei porti inglesi e scaricare la loro merce, di vendere quindi la loro merce. Ciò che cosa provocò? Innanzitutto l'innalzamento dei prezzi che andò a danneggiare la classe meno abbiente, i poveri, perché se noi abbiamo meno prodotti è chiaro che il prezzo della merce aumenta. Facciamo un esempio attuale. Come avete sentito oggi in questo periodo nei telegiornali, il prezzo delle mascherine, del disinfettante per le mani, la mucchina, è salito alle stelle. Perché? Perché c'è stata una grande richiesta, non se ne trova più in giro e quindi chi ha questi prodotti innalza il prezzo. Bene, allora accade la stessa cosa. Allora i prodotti non erano più numerosi per soddisfare la richiesta della popolazione e quindi il prodotto e il prezzo del prodotto salì vertiginosamente, tutto a discapito della classe più povera, della popolazione più povera. Ma questa scelta di Cromwell di attuare l'atto di navigazione andò a colpire anche il commercio olandese. Perché? Perché gli olandesi, grandi trasportatori, non poterono più smistare i prodotti che loro trasportavano da un posto all'altro. Bene, Cromwell si dice che sia stato il padre del Commonwealth. Infatti, Cromwell che cosa fece? Visto che aveva questi pieni poteri, toglie le terre ai nobili, toglie le terre alla chiesa e le vende alla borghesia. Era una borghesia calvinista. E se vi ricordate bene, tutto il pensiero di Calvino. I calvinisti avevano come obiettivo quello di accumulare, di produrre ricchezza. E infatti questi nuovi proprietari di terra, questi nuovi borghesi calvinisti che comprarono la terra che era stata, diciamo così, sequestrata ai nobili alla chiesa, cominciano sempre più a farla fruttare questa terra, cominciano a coltivarla, cominciano a creare ricchezza, cominciano a creare economia, cominciano a creare soldi. Tutto ciò è ossigeno per le casse del governo britannico, del governo inglese. E quindi le terre cominciano a essere coltivate, cominciano a essere coltivate. Mentre in tutta l'altra parte sud dell'Europa, Spagna, Portogallo, Italia, eccetera, eccetera, prevale il latifondo, cioè terre incolte, terre che non venivano assolutamente coltivate e quindi che non davano nessuna ricchezza. Cromwell, quindi governa in questa maniera autoritaria, va un po' a ledere quelli che sono gli interessi dei nobili e della Chiesa, Cromwell si attira quindi le antipatie un po' di una parte della popolazione, invece le simpatie della parte della borghesia. Cromwell comunque si ammala e prima di morire, cerca di mettere al governo il figlio maggiore, Richard. Richard che però non ha la stessa tempra, la stessa capacità del padre. Qui Cromwell, a quanto pare, ufficialmente si dice che morì, ma a quanto pare Cromwell si pensa che abbia fatto una fine tragica, addirittura il suo corpo fu martoriato. Fu fatta a fette, fu tagliato a pezzi. E comunque sia, va bene, lasciamo stare questo particolare. Il governo di Cromwell non riesce a passare nelle mani del figlio maggiore Richard, e quindi cosa accade? Che il Parlamento
restaurò la monarchia, quindi dalla repubblica che aveva instaurato Cromwell, una repubblica dittatoriale, dalla repubblica di Cromwell si passa di nuovo alla monarchia. Cosa fece il Parlamento? Incoronò Carlo II, figlio di Carlo I. Però anche Carlo II, che era stato messo a governare nel Parlamento, diversamente dal padre, firma la Petition of Right. Però questo Carlo II, ma anche il figlio Giacomo I, tentano di rafforzare la propria autorità. Bene, arrivato a questo punto, visto che si tenta di, visto che anche questi due tentano di rafforzare la propria autorità, il Parlamento li caccia fuori e chiama al trono chi? Maria Seconda Stuarta, figlia di Giacomo II e il marito di questa, Guglielmo III d'Orange, che era un nobile olandese. Questi due nuovi, mentre vengono trionfalmente eletti questi due nuovi sovrani, Giacomo II, figlio di Carlo II, prende la via dell'esilio e si rifugierà alla corte di Versailles, trascorrerà gli ultimi anni della sua esistenza alla corte di Versailles. Però questi due nuovi re, questi due nuovi regali, Maria Seconda Stuarta e Guglielmo III d'Orange, devono, prima di prendere il potere, devono firmare la Bill of Rights. E cos'era la Bill of Rights? Era un documento che diminuiva il potere del re e rafforzava quello del Parlamento. Nasceva così. Con la Bill of Rights, con la regina Maria Stuarta e il marito Guglielmo III, nasceva la prima monarchia parlamentare in cui il potere era condiviso tra il re e il Parlamento.